come aumentare gli FPS su Fortnite. Come puoi vedere, la texture è molto cambiata riguardo ai personaggi e possiamo anche cambiare la texture al gioco, proprio tutto l'ambiente, tutto il panorama, tutto Fortnite. Quindi in questo caso, in questo video ti spiegherò come ridurre al minimo, proprio al minimo, tocchiamo più di 250 FPS grazie a un programmino di Nvidia. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo programma per modificare così tutta la texture, tutta la grafica di Fortnite. Quindi vai su questa pagina e scarica l'Nvidia Profile Inspector. Ovviamente per Nvidia funziona tranquillamente, ma per AMD, che non ho capito se funziona, fai un tentativo se hai una scheda video AMD. Quindi scarica Nvidia Profile Inspector, lo scarichi come pacchetto zip che verrà estratto con WinRAR, il programma per estrarre i file zip. Fai salva, scarica ed eccolo qua, l'Nvidia Profile Inspector. Quindi in questo caso ci clicchiamo dentro, io grazie a WinRAR posso prendere questo programmino e metterlo su desktop ed eccolo qua, Nvidia Profile Inspector. Ci clicchiamo dentro. Ovviamente grazie a questo programma tu puoi modificare qualsiasi grafica. Per quelli che hanno una scheda video Nvidia, puoi farlo su qualsiasi gioco tu vuoi. Tutti i giochi che esistono, tutti i giochi che riesci a supportare questa applicazione. Quindi tu vai a scrivere Fortnite ed eccolo qua, e automaticamente si collega al percorso file del Fortnite client-win64shipping.exe. Come puoi vedere, se io adesso vado su Fortnite nella libreria sua, tre puntini, gestisci, vai, vado nella sua cartella, vado su Fortnite game, binaries, win64, scendo fino a giù fino a trovare il Fortnite client win64 shipping, l'applicazione, e si collega proprio a questa cartella di Fortnite. Ok, quindi una volta fatto, quello che devi fare è andare sull'anti-aliasing transparency super sampling, questo qua, e vai a mettere questa modalità replay mode all. Poi scendi fino a giù fino a trovare la texture filtering, questo qua, metti su off. Sulla texture filtering ovviamente questi due sono importanti per DirectX, e da quello che ho capito OGL sembra tipo OpenGL, 0 più 0.5000, più è alto e più la grafica si riduce, ok? Si riduce. Quindi metti più 0.5000, ti consiglio questo, e come texture filtering high quality, qualità migliore, con texture molto ridotta e fai più FPS. Ok, ed è fatta. E una volta fatto, fai applica più volte finché poi non spunta su Fortnite. E adesso andiamo direttamente su Fortnite a cambiare varie impostazioni e ridurre proprio al minimo la grafica. Quindi ci facciamo aiutare da questa applicazione e da Fortnite. Ok, eccoci qua su Fortnite. Come puoi vedere, il mio personaggio è un po' ridotto, quindi hanno ridotto così la texture del personaggio. Se vado sulle impostazioni, vado su impostazione, qua vado su video, qui c'è il VSync che bisogna tenerlo disattivato, metterlo se no. Comunque, se vuoi fare anche ancora più FPS e aumentare un po' la qualità, ti consiglio di diminuire la risoluzione. Quindi tu metti schermo intero e riduci così la risoluzione e aumenti un po' la qualità. Io tengo 1920x1080, io come scheda video ho una 1660 Super, ovviamente ho ancora questa scheda video, e riusciamo a toccare 200 fps. Immagino tu con una 3060, 3070, 3080 oppure una 2080 che fai tutte queste impostazioni, metti tutto questo settaggio e sicuramente 400 fps li toccherai. Quindi schermo intero, VSync disattivato, limite frame rate illimitata, modalità di rendering DirectX 11, motion blur, la sfocatura del movimento, toglila, non serve a niente, qualità grafica, ed eccoci qua la parte più importante, preimpostazioni, qualità, tu metti fino a ridotto. Risoluzione 3D si riferisce alla texture dei personaggi e di alcuni oggetti
su Fortnite. Risoluzione 3D, dinamica no, ombre no, metti tutto vicino ridotto, mostra FPS sì, va bene, e risoluzione 3D mettilo su 40% e fai applica. Sì. Ed eccolo qua. Ovviamente se io adesso aumento la risoluzione 3D, la metto al 100%, come puoi vedere, il mio personaggio è cambiato. Quindi puoi fare a più FPS riducendo questa impostazione. Quindi risoluzione 3D lo metti a 45%. Ed eccoci qua. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, se hai problemi commenta sotto al video. E ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Iscriviti e lascia like. Ciao!